il vino? Ottimo. Qui si mangia, si beve, musica, allegria, è la prima volta che vedete carri della festa dell'uva di Rizzo? Sì, per me è la prima volta, però sapevo di questa festa. E cosa ne pensi? Come ti è sembrato? L'ambiente è allegro, è giusto per far festa. Bene, allora cibo, vino, divertimento e viva la festa dell'uva e viva questa bella giornata. Cin cin. Cin cin. Carro numero 17, cosa avete rappresentato? Noi abbiamo rappresentato il Saloon Western. Come mai questa idea? Perché noi siamo sempre fuori dal coro, quindi veramente ci avevamo venuti gli altri temi e abbiamo deciso di fare il West, perché poi è pure bella questi pistoli, vedi, spara. Sì. E da quanto tempo avete lavorato al vostro car? Diciamo un paio di settimane buone, tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Poi abbiamo avuto dei piccoli problemi con la giustizia, però insomma si è risolto tutto per il meglio. Ha tutto risolto, anche perché l'84esima festa dell'uva sta per iniziare, ragazzi, in bocca al lupo e buona sfida. Crepi, crepi, forza delle Molise! Signora, in piena sfilata, 84esima festa dell'uva, le piacciono i carri? È bellissimo, sì, è il secondo anno che veniamo. Da dove? Foggia. Quindi addirittura da Foggia proprio? Pietramonte Corvino, sì, precisamente. Sa che stasera c'è proprio un concerto, no, di Mimmo Epifano, quindi la Taranta Pugliese qui a Rizzo. Bella, sì sì. E soprattutto, dica la verità, lei è qui per il premio Matteo Salvatore, che era proprio originario di questo. Proprio. Beh, allora sorpresa, siamo più vicini di quanto si possa immaginare, perché appunto l'84esima festa dell'uva di Riccia abbina un sipario culturale molto importante, quale quella della musica popolare meridionale italiana legata al nome di Matteo Salvatore, che da ben 2 anni si celebra a Riccia, un premio itinerante appunto non solo in Puglia ma anche in Molise. Lei, gusto, sapori, cibo, vino, buona tavola, come sta trovando tutto questo? Ottimo. Come avete fatto a sapere di questa festa? Col passaparola, ce l'hanno detto amici del posto. Allora, appuntamento all'anno prossimo. Senz'altro. Grazie. Com'è il vino? Il vino è buonissimo, qui è una festa bellissima, i carri sono bellissimi, io sono del posto sinceramente. Quindi difendiamo le tradizioni. Le tradizioni le riprogrammiamo, le viviamo, è una festa bellissima perché qua la festa la fanno le persone del luogo. I carri sono molto particolari, i prodotti tipici, insomma rispolveriamo tutto quello che sono delle nostre tradizioni. Perché l'identità socio-culturale va tutelata, promossa e conservata. Nel Molise l'unica cosa che abbiamo è il patrimonio culturale. Se noi perdiamo queste feste, noi le stiamo riprogrammando. Qui a Riccia, io ho vissuto tutte le feste del Molise, questa è una delle feste più belle che c'è stata. Cioè le tradizioni dei nostri nonni, questa è una festa che va avanti da 84 anni. Rispecchiamo tutta la tradizionalità. E allora innovazione nella tradizione. Innovazione nella tradizione, bravissimo. Com'è il vino? È ottimo. Si beve e si mangia anche meglio. Certo. Cosa hai mangiato? Adesso i peperoni con il pane, non so se era l'uovo impanato, è buono. Da dove vieni? San Felice del Molise. E come mai hai sentito parlare di questa festa? C'è stato lui l'anno scorso, allora ci ha detto andiamo e così siamo venuti. Ma come sta andando questa festa? Abbastanza bene. Di dove sei? Di Termoli. Ah, e sei venuta appunto a vedere i carri del... Sì. È la prima volta per... No. Avendo genitori di questo paese, comunque ogni anno veniamo a questa festa. Si beve bene, si mangia meglio in un certo senso e si ci diverte tanto. Sì, sì. Come sta andando?
Sta andando bene, abbastanza bene, benissimo. Lei di dov'è? Di Ricce. Allora, insomma, da Riccese Doc, cosa ne pensa delle edizioni di quest'anno numero 84? Ah, è bellissima, ci sono parecchi carri ben lavorati, belli, c'è molta affluenza di gente, quindi siamo contentissimi. Gli anni passati andava sui carri? Sì, quest'anno sono 20 anni che non lo faccio più. E come mai? No, è così, ce li guardiamo. E allora per il terzo decennio bisogna ripartire e rifare il carro? Ripartiamo adesso che crescono loro, ripartiamo, aiutiamo, diamo i consigli. Anche perché tante generazioni a confronto abbiamo visto, davvero nonni, genitori, bimbi, figli, è anche un modo proprio per trasmettere l'identità culturale. Sì, ci sono magari quelli di 80 anni che sanno magari come si lavora, noi che siamo a metà e poi sono i bimbi che vogliono chiedere come funziona lavorare, ad intrecciare, fare diversi lavori vicino ai carri, diverse cose. E allora l'anno prossimo anche tu sul carro? Già ci sono stato. E quest'anno? Quest'anno no, perché non mi hanno invitato e non ci sono andato. Diciamo così, quest'anno è un anno sabbatico per poi l'anno prossimo ripartire più veloci di... Sì. Come sono i carri? Sono bellissimi, una bella festa proprio. Lei è di Riccia? No, di Santa Croce del Sannio. Ok, Benevento, venuto qui appositamente per la festa del lupo? Sì. È la prima volta che assiste? No, sono parecchi anni. Come sta andando questa 84esima sfilata dei carri del... Benissimo, bella situazione, fantastica, è veramente una bella cosa. La prima volta che vengo è precisa. Da dove veni? San Severo. Addirittura dalla Puglia direttamente a Riccia per l'occasione? Di prima proprio, sì. E come ne avete sentito parlare? Come avete conosciuto questa festa? Ci sono stati amici che già erano venuti e quindi... Passaparola. Esatto, sì. Allora, davvero una manifestazione da grandi numeri qui a Riccia per la festa dell'uva. Tante persone, carri maestosi, tantissimi poi, 18, tanto vino e tanto buon cibo. Come sta andando? Benissimo, guarda, abbiamo bevuto tutti i vini, abbiamo degustato tutti i prodotti tipici di Riccia, tutto buonissimo, tutto bellissimo. Per me è la prima volta, quindi alla grande. Un battesimo, insomma, riuscito perfettamente. Sì, un bellissimo battesimo. E cosa le è piaciuto di più? Ma tutto, dai, tutto. Anche l'accoglienza, i carri, il vino, come dicevo prima. E lei da dove viene? San Felice del Molise. Ok, allora appuntamento all'anno prossimo. Va bene. Festa dell'uva a Riccia, come sta andando? Benissimo, come tutti gli anni, sempre più bella. Speriamo che questa festa gli abitanti di Riccia la mantengano così viva, sperando che ogni anno diventi sempre più bella. Comunque complimenti all'organizzazione e è tutto bello. Telemolise, di viaggio in Molise, insomma, non solo dal Foggiano, dal Termolese, dall'Abruzzo, ma addirittura dalla Thailandia con Bim che viene direttamente da Bangkok. Do you like this event? Yes, absolutely, it's very nice. It's the first time for you? In Riccia, sì. What do you think about this Riccia's event? Very nice, like very wonderful, like I like it, it's fun. Which thing do you like more? What do I like? I don't know, I like the parade, it's very beautiful. I also like the people here, it's very nice, like they are happy, you know. How you taste wine? Wine? Great.